Bella a tutti ragazzi, qui è Gemel ed oggi siamo qui in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto un video in cui vi insegno come si modda un account con i mod menu OFIV, ovvero quelli che vi porto io. Vi dico subito che se raggiungiamo i 70 like vi porto il mod menu che sto utilizzando ora, ovvero questo mod menu che davvero è utilissimo ragazzi, perché possiamo attivare varie opzioni che ci semplificheranno la vita. Come ad esempio noi andremo ad attivare ora il recovery, ovvero per fare gli account moddati. Abbiamo tutti i mod menu che servono per fare gli account moddati. Quindi ragazzi, direi subito di iniziare. Allora, di solito io nei miei account moddati metto 3 completi moddati, soldi 200 milioni, 100 milioni e rango da 1 a 500. Allora, come si droppano i soldi? Allora, è semplicissimo ragazzi, dobbiamo aprire questo mod menu, ovvero il KK Dark Horse. Andiamo su Player Option, Online Player, GameL, insomma il mio nome. C'è scritto Money Drop o Money Rain, è la stessa identica cosa. Io vi consiglio Money Drop perché i soldi vi cascano in testa, guardate. Semplice, no? Ricordate, 70 like e avrete il tutorial di questo fantastico mod menu che non si blocca mai. Poi Money Rain, che piovono i soldi, invece, all'incirca droppa 10 milioni in 10 secondi all'incirca. Poi, un'altra cosa, allora, al nostro account abbiamo dato i soldi. Ora, che cosa ci serve? Gli abbiamo dato i soldi, il rango. Allora, per fare il rango, si utilizza lo Slinks Recovery, che si attiva con R1 tasto destro. Andiamo sul Rank Editor, mettiamo, che ne so, 8000, ovvero il massimo 500. Ora, aspettiamo. Vedi, vedete? Aumenta di rango, truffatore. Ora vediamo che rango ci ha messo, 500, ovvero il massimo che può mettere questo mod menu. Poi, allora, abbiamo fatto ora il rango. Ora cosa andremo a fare? L'unclock call, ovvero l'unclock call praticamente consiste nel sbloccare tutti i veicoli, anche quelli dei colpi, tatuaggi, e in più di aumentare le statistiche al massimo. Però c'è una cosa abbastanza fastidiosa, ovvero che con il mod menu che andremo ad utilizzare non sempre funziona questa funzione. Quindi qualche volta, se la vogliamo far funzionare questa mod, praticamente bisogna spengere e riaccendere la play. Insomma, c'è un 50% di probabilità che funzioni, ovvero che funziona una volta su due. Andiamo su Stat Manager, l'app intensive, il mod menu utilizzo, Stat Manager, c'è un clock call, aspettiamo qualche secondo. Insomma ragazzi, non ha funzionato, vabbè ragazzi, mi dispiace, però insomma se lo volete fare basta che andate lì. Poi un'altra cosa, i completi moddati. Allora, i completi moddati bisogna utilizzare sempre il nostro caro e vecchio mod menu App Intensive. Andiamo su, oddio com'era, scusate, Player Option, Model Changer, Component Changer, e vedete, mi aprirà questa schermata. Allora, noi ora puliamo tutto e mettiamo i cappelli, che ne so, ora ne faccio uno al volo. Se volete la top 10 dei miei 10 completi moddati preferiti, lasciate un bel mi piace, scrivetemelo anche sotto nei commenti, perché presto arriverà. Che ne so, il meglio, i migliori sono queste, le facce davvero fantastiche, come ad esempio questa del pinguino. Poi torso, possiamo farci il completo del tutto invisibile, insomma si può fare davvero tante robe. Ragazzi, ricordatevi, 70 mi piace e avrete questo mod menu davvero fantastico che non si blocca mai.
Insomma, ragazzi, questo qui è come si modda un completo, come vedete. E poi bisogna andare al negozio, insomma, guardatevi l'altro video. Ragazzi, che dire, il video oggi finisce qui. Spero di esservi stato d'aiuto e questo tutorial ve lo volevo portare da tantissimo tempo. Lasciate un mi piace e condividetelo questo video. Da Gemel è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Bella, un saluto.